Bentrovati a tutti, eccoci di nuovo insieme in compagnia di Padre Marciano Morra alla scoperta di storie legate alla vita del santo di Pietrelcina per approfondire la sua vita e la sua spiritualità. Siamo nel refettorio antico del convento di San Giovanni Rotondo e salutiamo con grande affetto, affetto di tutti i telespettatori di Padre Pio TV, Padre Marciano Morra. Bentrovato. Grazie, Pace e bene. pace e Allora, oggi voglio partire con una domanda secca. Padre Pio conosceva l'ora della sua morte. Allora, certamente sì. E perché dico questo? Perché abbiamo proprio delle fonti che ce lo fanno capire, intuire. Difatti, c'è un articolo pubblicato da padre Gerardo di Flumeri, che è il massimo di studioso su padre Pio, che annunzia una verità, che padre Pio era cosciente della sua morte. Perché? Perché racconta padre Gerardo un episodio. Una famiglia di Genova prenota un anno prima la data della prima comunione della loro figliuola. Poi c'è un imprevisto e la famiglia si preoccupa di avvisare subito San Giovanni Rotondo, dicendo: per quella data noi non possiamo venire. Padre Pio sente che questa famiglia non può venire e dice: rispondete e dite che devono venire assolutamente per quella data. Se non vengono per quella data, non mi troveranno più. Quindi, bello, chiaro e preciso. Padre Gerardo rimarca questo pensiero e Padre Pio risponde ancora: o vengono per quella data o non mi troveranno. Quindi abbiamo questo documento, poi c'è il documento della nipote di Padre Pio, che chiede il permesso al superiore e riceve un incontro personale con Padre Pio, che si svolge nella sala San Francesco. Quindi Padre Pio e la nipote trattano i vari problemi di famiglia e poi Padre Pio dice: non ti preoccupare, fra 2 anni tutte queste cose non servono più, perché io poi non ci sono. E la nipote: perché dove deve andare, padre? No, io non devo andare da nessuna parte, ma non ci sono, perché anche per me c'è il giorno della morte. Bello, preciso. Al che la nipote va dal notaio e scrive queste parole e depone questo documento presso un atto notarile con l'obbligo di consegnare questo documento al superiore del convento dopo morta di padre Pio. E così è stato. Il documento oggi lo si trova nel nostro archivio del convento. Grazie Padre Marciano per essere stato con noi in questi giorni dedicati alla novena al Santo di Pietrelcina, alla sua festa. Davvero grazie di cuore per averci raccontato episodi legati alla vita, ma soprattutto alla spiritualità del Santo. Vogliamo concludere con un tuo pensiero e augurio rivolto agli amici di Padre Pio TV. Senz'altro. Però c'è anche la difficoltà di scelta. Beh, l'ho trovato. Padre Pio benediceva ben volentieri i bambini piccoli, con una benedizione, non rituale, ma una benedizione con le sue parole, con il suo sentimento. E io questa benedizione mi permetto di darla a tutti coloro che ci hanno seguito in questi giorni. Ecco la benedizione. Sani nel corpo, santi nell'anima e vecchi vecchi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene.